Ciao a tutti, benvenuti a Dolomiti del Mondo. Oggi parleremo di una pianta, un'erba spontanea, che conosciamo un po' tutti quanti, ahimè, non proprio per delle cose tanto belle, infatti parleremo dell'ortica. Tutti quanti noi almeno una volta siamo stati punti dall'ortica e abbiamo avuto appunto le palline classiche che forma l'ortica e grattare, 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 grattare tutto il tempo. Bene, oggi non parleremo di questo, ma parleremo proprio degli effetti invece positivi di questa pianta, di questa appunto questa erba spontanea che è veramente favolosa. Nel frattempo guardiamo appunto le caratteristiche e le proprietà. L'ortica è una pianta spontanea utilizzata fin dall'antichità per migliorare la digestione, depurare l'organismo e come ricostituente. È un'erba diuretica in grado di ridurre la ritenzione idrica e di stabilizzare la pressione sanguigna. La funzione antinfiammatoria dell'ortica viene sfruttata per trattare infiammazioni e infezioni del tratto urinario. Insomma, un altro elisir di lunga vita a disposizione di tutti. Bene, abbiamo visto le caratteristiche e le proprietà di questa erba spontanea, veramente straordinaria, devo dire la verità. Ricordiamoci anche per la raccolta di portarci dietro magari dei guanti in plastica e una forbice. Questo per evitare la forza urticante appunto dell'ortica, quindi evitare di pungerci e di farci del male. Tagliamo di netto proprio tutta quanta l'ortica e poi andremo a fare il lavoro di tirare via volta per volta le foglie. Le foglie poi potremo tirarle via volta per volta anche senza guanti, in quanto le lasceremo riposare per qualche ora e quindi il loro potere urticante verrà meno. Ora non ci resta che provare a fare una gustosa granita, ma partiamo da zero, quindi andiamo a creare una specie di sciroppo con solo foglie di ortica e acqua. Quindi come prima cosa andremo a cercare le ortiche. Mi raccomando, cerchiamo le ortiche non proprio in mezzo alla strada, cerchiamole magari in un bosco o comunque in un posto un po' riparato. Raccogliamo le ortiche usando dei guanti e delle forbici, facendo un taglio netto a metà fusto. Lasciamo seccare il raccolto per almeno una settimana e una volta secco stacchiamo le foglie intere una ad una. Aggiungiamo alle nostre foglie un litro di acqua. Mescoliamo bene per favorire la macerazione. Ora copriamo con un panno e lasciamo riposare una notte. Eccoci qua, abbiamo lasciato tutta la notte le ortiche immerse nell'acqua. Apriamo e vediamo. Ok, perfetto. Vedo appunto che le ortiche hanno fatto il loro lavoro. L'acqua ha preso un po' di colore anche dalle ortiche. Però non vi preoccupate perché adesso andremo a frullare tutto quanto e una volta frullato il tutto andiamo anche a filtrare il tutto per prendere più possibile proprio il sapore dell'ortica. Bene, andiamo avanti. In questo caso abbiamo lasciato riposare l'ortica e l'acqua per tutta quanta la notte in un contenitore piuttosto piccolo. Quindi prima di andare a frullare io vi consiglio in questo caso di travasare il tutto in una caraffa più grande per evitare poi mentre si frulla appunto schizzi. Ecco qua. Benissimo. Ora posso iniziare a mescolare per vedere che sia tutto a posto. Vi dico che sento già un ottimo profumo di ortica e adesso non ci resta altro che frullare. Travasiamo tutto quanto, mi raccomando, utilizzando un bel passino. Col passino chiaramente eviteremo di far entrare anche i pezzi, ok? Abbiamo frullato tutto, è vero, però dei pezzi di ortica sono rimasti. Adesso vediamo un po' il tutto.
Tra l'altro vedete che il procedimento è diverso rispetto a un decotto, in quanto vogliamo fare due cose diverse rispetto a un decotto. In primis, facendo un decotto, chiaramente un minimo della proprietà dell'ortica si perde cuocendola. Seconda cosa, facendo tutto a freddo, il sapore dell'ortica sarà ancora più intenso. Vediamo il colore di un verde molto 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 forte. Ora non ci resta che schiacciare con il mestolo per far sì di recuperare più liquido possibile e di lasciare il resto, quindi la parte, vedete, di sembrano spinaci invece appunto sono ortiche tritate, le lasciamo nel passino e le andremo a buttare via. Questa è la base per la nostra granita all'ortica. Andremo ad aggiungere lo zucchero e poi metteremo direttamente nella nostra macchina. Aggiungiamo i 200 g di zucchero ai nostri 800 g di acqua e ortica, infatti non possiamo chiamarlo ancora sciroppo perché in realtà è semplicemente acqua e ortica frullata e lasciata macerare per una notte intera. E frustiamo. Non ci resta che mettere la nostra futura granita dentro al mantecatore, accenderlo e aspettare. Perfetto. La granita è pronta, spegniamo la macchina e possiamo andare a impiattare. Che buon profumo! Allora, la consistenza sembra veramente ottima. Io la riempirei fino in cima, anche per poterla abbellire con qualcosa. Mettiamo anche la cannuccia e aggiungiamo delle foglie di melissa. Mi raccomando, di melissa, non di ortica. Volevo mettere l'ortica, poi ho pensato forse meglio di no perché mi vado a far del male. Ed ecco qui la nostra granita. Non ci resta che assaggiarla. Vediamo. È buonissima, è davvero buonissima. Buona, 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 buona. Devo assolutamente consigliarvela. A presto, ciao ragazzi!